La serie di Hitman ha sempre fatto della libertà d'approccio il suo principale punto di forza e per il suo ritorno IO Interactive ha scelto un metodo di distribuzione discutibile. Pur essendo un gioco a AAA, infatti, Hitman sarà distribuito ad episodi, come accade su molti titoli mobile. Il primo episodio ad essere rilasciato è una missione ambientata a Parigi, all'interno della sfilata di moda Showstopper. Questo incipit ci permette di avere un'idea ben precisa della direzione intrapresa dallo sviluppatore, introducendo molte delle meccaniche che saranno alla base anche dei successivi episodi. Scopo della missione parigina è assassinare Victor Novico e Dalia Margolis, due magnati dell'industria della moda che usano le sfilate come pretesto per coprire i loro loschi affari, ossia la compravendita di informazioni legate all'intelligence dei paesi industrializzati. La prima cosa di cui ci rendiamo conto e che non possiamo fare a meno di apprezzare è la complessità e la varietà del ventaglio di possibilità strategiche. Il gioco infatti permette di plasmare il proprio modus operandi, ricompensando i killer più creativi e metodici. Pur trattandosi di una sola missione, questa può essere rigiocata più e più volte, assumendo a ogni tentativo un volto completamente diverso. Non siamo abbandonati a noi stessi, tuttavia. Il gioco si apre infatti con due utili missioni tutorial che permettono di prendere dimestichezza con il particolare gameplay. La Magione, in cui è ambientato il primo livello, è un vero e proprio ambiente open world in miniatura, ricco di occasioni ghiotte per provetti assassini e popolato di centinaia di personaggi, ciascuno dei quali potrà interagire con il giocatore. Sarà fondamentale quindi studiare il comportamento degli ospiti, osservarne le routine e capire quale sia il metodo migliore per aggirarle. Esaminare l'ambientazione è il modo migliore per avere la meglio nel nuovo Hitman. Ascoltando conversazioni e leggendo tutti i documenti è possibile costruirsi una mappa mentale della location e coglierne i punti deboli. Il lavoro svolto sull'intelligenza artificiale è notevole. I personaggi non giocanti vi sorprenderanno per le loro reazioni difficilmente prevedibili. Ci sono purtroppo dei limiti nel sistema. Indossando il giusto travestimento ed evitando i personaggi sospettosi, si riesce in buona sostanza ad accedere a ogni luogo della mappa. Hitman offre comunque moltissime occasioni di rigiocabilità. All'inizio di ogni partita, infatti, potrete decidere lo starting point, le armi, gli oggetti e l'abbigliamento. Parametri che possono cambiare radicalmente lo svolgimento di una missione. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco ci pensano le sfide, mini obiettivi con cui guadagnare punti esperienza e aumentare il proprio livello di professionalità. Nonostante la presenza di un solo livello, va detto che Hitman vive molto del supporto degli sviluppatori. Gli eventi live e la modalità contratti, che permette ai giocatori di costruire missioni e obiettivi da condividere con altri utenti, permettono al gioco di avere un costante afflusso di nuovi contenuti. Per ciò che concerne la componente tecnica, Hitman si distingue per una notevole attenzione per i dettagli nella realizzazione degli scenari e dei protagonisti. Meno complessi i modelli poligonali dei personaggi secondari, limite probabilmente dovuto al numero elevato di questi nel gioco. Convincenti anche effetti atmosferici e gestione delle illuminazioni. Tutto sommato quindi questa versione 2.0 del Glacier Engine si è dimostrata degna di girare sull'ultima generazione di console, offrendoci una qualità grafica di ottimo livello senza peccare di frequenti rallentamenti e problemi di tearing. Da sottolineare anche la notevole qualità del doppiaggio italiano. Il nuovo Hitman è quindi un esperimento destinato ad essere in continuo divenire, ma quello che abbiamo potuto vedere ci è piaciuto, e anche parecchio. Un buon ritorno alle origini per la serie, dunque, rispettoso degli amanti dello stealth puro ma non impenetrabile per tutti gli altri giocatori. Avremo modo di valutare i successivi episodi del gioco, ma per il momento non possiamo che salutare con entusiasmo il ritorno dell'Agente 47.